E buongiorno, benvenuti, nuovo video. Questa volta ci troviamo a Brescia, che quest'anno sarà anche capitale della cultura dell'anno 2023. E in questo video vedo di creare una piccola guida per tutti coloro che verranno a vedere questa meravigliosa città, e tutto il tour partirà da qua. Sono infatti nel parco del Castello di Brescia, bellissimo per una panoramica d'eccezione. E qui siamo arrivati alla Torre Mirabella, qui sotto c'è il Museo delle Armi. Ed anche qua un panorama eccezionale. Adesso mi dirigo verso il ponte levatoio che è qui dietro. Vamos! Bene, rapido tour del castello l'ho fatto, adesso mi sposto verso il centro e comincio il giro delle quattro piazze. La prima che andremo a vedere è la più antica ed è la parte romana di Brescia, Piazza del Capitolium. La strada da percorrere è questa qua, che è via Pia Marta. Da non perdere assolutamente, per chi fa visita alla città di Brescia, il Museo di Santa Giulia, che è qua alle mie spalle. È molto 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 bello. Allora, questa qui è la strada che ho fatto ascendere, che è la via Pia Marta. Prima di cominciare il tour delle piazze, volendo, girando a scendere alla vostra sinistra, laggiù c'è il Museo Santa Giulia, per cui potete fare un'oretta e mezza di visita al museo e spostarvi poi sul lato opposto per andare verso Piazza del Capitolium, laggiù. Spettacolare, guardate che roba, wow. E di fianco al grande tempio c'è anche il grande teatro. Ecco qua tutte quelle che erano le gradinate. Piazza del Foro, ci spostiamo adesso verso Piazza del Duomo, direzione di qua. Vamos! Particolarità di Piazza del Duomo è la presenza di due duomi. Duomo vecchio e Duomo nuovo. E da Piazza del Duomo abbiamo visto anche Palazzo del Broletto e adesso ci dirigiamo verso Piazza della Loggia, ma prima faremo una tappa in un posticino simpatico. Percorriamo la tranquilla via Cesare Beccaria
e ci troviamo sotto Torre Porta Bruciata, che è esattamente questa di fronte a me. Qui al di sotto troveremo l'ingresso, l'accesso per una piccola chiesetta, San Faustino in riposo. Adesso chiusa, apre alle 14:30, ma fortunatamente ho immagini di repertorio. E adesso andiamo a capire anche perché è conosciuta come la chiesa del Trullo. Beh, non penso che ci sia molto da spiegare. Bene, abbandoniamo la chiesetta di San Faustino in riposo e arriviamo praticamente subito in piazza Loggia. Ed eccoci nel pieno della piazza della Loggia. Qui stanno facendo anche gli allestimenti per l'inaugurazione di Brescia 2023. Qui alle mie spalle l'upalco che purtroppo copre parte del palazzo della Loggia, sede del governo. Ed ecco, ed anche la terza piazza su quattro l'abbiamo vista. Adesso camminiamo per un cinquantino di metri su via 10 giornate e andiamo a vedere la quarta ed ultima piazza in programma, Piazza Vittoria. Piazza della Vittoria l'abbiamo vista, quindi adesso non mi resta che dirigermi verso il Mostasù. Abbandoniamo Corsetto Sant'Agata e svoltiamo a sinistra in corso Goffredo Mameli. La storia è meglio che me la leggo, va? Allora, qui si rimanda tutto alle lotte medievali tra Guelfi e Ghibellini e alla discesa in Italia dell'imperatore Arrigo VII nel 1310. A Brescia, Guelfa scacciò i ghibellini e, appresa la notizia, Arrigo VII pose d'assedio la città 12 maggio 1311. Una volta espugnata, giurò di distruggere le mura e di mozzare il naso ai cittadini. La sua furia si placò soltanto grazie all'intervento del legato pontificio e al pagamento di una pesante taglia da parte della città. L'imperatore, placata l'ira, si accontentò di mozzare il naso a tutte le statue. Il Mostasù non sfuggì allo sfregio imperiale e rimane a testimonianza del feroce episodio. Ecco, breve chicca della città di Brescia. Bene, a questo punto mi reimmetto in piazza della Loggia e seguirò i portici via 10 giornate, passeremo il Teatro Grande e andrò a finire alla Pinacoteca Tosio Martinengo. Percorro tutti i portici dello Struscio via 10 giornate ed ecco qua il Teatro Grande. Eccoci arrivati alla Pinacoteca. 10 minuti 15 massimo di camminata e si arriva direttamente in piazza Moretto. Ed eccoci qui in piazza Moretto, in diretta dalla Pinacoteca Tosio Martinengo. Sto facendo una pausa anche io perché devo ricaricare il telefono, sono rimasto un po' senza batteria. Allora, mi rimane un'ultima tappa da fare, speriamo di trovare aperto. Da piazza Moretto mi sposto e vado verso la Biblioteca Querignana. Ci vediamo direttamente là, così intanto carico il telefono.
Ed eccoci alla biblioteca Quirinana, questo palazzo qua. Siamo proprio dietro il Duomo di Brescia. Anche la biblioteca Quiriniana l'abbiamo vista, spettacolare, veramente bella e merita quantomeno una visita. Mi riporto ora verso il castello di Brescia, dove ho parcheggiato la macchina, e concludiamo in bellezza con un tramonto d'eccezione.